Ciao, io sono Annalisa, Luna e Giovanni stanno dormendo e questo è il canale di Little Vegan Witch. Oggi è il giorno del mio compleanno e Giovanni mi ha fatto questa sorpresa e mi ha portato in agriturismo nelle Marche completamente vegano. Siamo arrivati ieri sera, staremo 2 giornate e il posto è davvero carino. Ho pensato che potesse essere carino fare un cosa mangio un giorno nel giorno del mio compleanno e farvi passare questa giornata con me. Adesso andiamo a fare colazione e poi andremo a fare una piccola escursione. Ha organizzato tutto Giovanni. Qualcuno non ha molta voglia di alzarsi, però. Per colazione Giovanni ha preso del formaggio vegetale, dell'hummus di fagioli con pomodorini, poi un estratto di frutta, un muffin al cioccolato, yogurt ai frutti di bosco. Io poi ho preso un cappuccio d'orzo, della torta della casa, penso che sia con le mele, dei mini croissant sempre fatti a casa, c'è anche del pane alla curcuma. Anch'io poi ho preso il muffin al cioccolato, l'estratto e lo yogurt ai frutti di bosco e poi della crema al cioccolato. Questo posto è davvero un'oasi di pace in mezzo alla natura. C'è tutto questo portico esterno carinissimo dove rilassarsi, con un sacco di altalene e un'amaca, una piscina con un bellissimo giardino, un fuoco dove potersi sedere intorno e parlare e bere un bicchiere di vino. E vogliamo parlare di questi cagnolini dolcissimi. Li amo. Ora stiamo raggiungendo il punto di partenza per l'escursione. Dobbiamo andare a vedere delle gole che però per via di un'alluvione non sono raggiungibili, però magari ci ritorneremo un'altra volta. Abbiamo deciso di raggiungere le Lame Rosse e il punto di partenza è la diga di Lago di Fiastra. Ci siamo equipaggiati a dovere con le scarpe da trekking e l'una con la tuta in pile e via verso le Lame Rosse. Il percorso è molto bello, per un lungo tratto si passa per il sottobosco. Io adoro queste ambientazioni da bosco fatato. Abbiamo camminato circa per un'oretta e mezza fino a raggiungere le Lame Rosse, che sono una stratificazione di rocce che con l'erosione hanno perso tutta la parte calcarea superficiale, lasciando in vista il substrato di ferro. Abbiamo mangiato un panino con vegan speck, zucca, insalata e pomodori, che naturalmente ho dovuto condividere con Luna, anche se aveva già mangiato. Finita l'escursione, siamo tornati verso il nostro alloggio, dove ci hanno accolto Shiva e Pluto. Abbiamo continuato la giornata rilassandoci nella spa privata, con sauna, tisane calde e idromassaggio con acqua bollente. Ci siamo rilassati tantissimo. Dopo la bellissima esperienza della spa, io sono andata a fare un massaggio rilassante, mentre Giovanni è tornato in camera, ha acceso il camino, che è una cosa che io adoro, e ha preso una bottiglia di vino rosso da bere poi insieme. Ora vi faccio fare un piccolo giro della camera in cui siamo perché è veramente molto molto carina. Questo posto mi fa impazzire, è veramente bellissimo, è curato tutto nei minimi particolari e non capisco come mai non ne sapevo l'esistenza perché l'ha trovato Giovanni questo posto e nessuno dei due lo conosceva. Questa è appunto la zona salottino del camino. Qua c'è tutta una zona libreria, ci sono dei libri bellissimi, c'è anche un piccolo frigo. Poi si va di qua, c'è il bagno che è molto carino, è attrezzato di tutto. E una cosa che ho apprezzato tantissimo è che ci sono i dispenser, quindi non i soliti prodotti in plastica. Qua ci sono i dispenser che vengono ricaricati. Poi dal bagno invece ci sono queste scale che portano al piano superiore dove c'è appunto la camera da letto, che è molto carina. Qua c'è un piccolo spazio per appendere le cose, una cosa che mi ha fatto impazzire come piccola caccola è trovare questi cantucci vegani. Non guardate il casino, questo letto molto 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 carino. Ci sono tutte le travi in legno con i mattoni a vista. Un'altra cosa che mi fa impazzire, qua usciamo dalla camera e scendiamo giù dove poi c'è anche la cucina dove facciamo colazione, l'entrata, e per quei fantastici cagnolini ci sono tipo queste porticine che vanno fuori. Eccoli, stanno dormendo tutti quanti. Per cena abbiamo mangiato come piccola entrata una crema di zucchine con una foglia di nasturzio che è una pianta spontanea. Poi come antipasto una crema di patate e rapa rossa, molto buona e bellissima da vedere. C'era una focaccia al rosmarino spaziale. Come primi dei fusilli fumé e delle caserecce cacio peperoncino, entrambi buonissimi. Per secondo uno stufato di ceci speziato con latte di cocco e mandorle, spettacolare. Il resto della serata l'abbiamo concluso nel nostro salottino. Naturalmente a Luna piace stare comoda. Abbiamo approfittato dell'ultima legna per il fuoco e anche del tiramisù che mi ha portato Giovanni per il mio compleanno, per spegnere le candeline. È stato un compleanno bellissimo. Luna ha dovuto affrontare i suoi peggiori demoni, e cioè dei cagnolini che possono rubare il cuore mio e di Giovanni. Sa benissimo come difendersi, infatti li ha azzannati praticamente tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo che il vostro sostegno è importantissimo per la vita del canale, quindi lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdere nessun contenuto. Qui sotto nell'info box trovate tutti i miei contatti, Instagram, Facebook, TikTok, così se volete potete seguirmi anche lì. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!